Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Anzi, salviamo perché mi sono dimenticato di salvare, dopo lo scorso video, Messico. Vai. Continua. E in tutto questo, allora, c'è il Cairn qua, ma i tipelli che correvano nudi là non li abbiamo visti più. Cioè, nudi no, però. Allora, sentieri abbiamo. Suppongo che quindi gli altri due affari sotto siano degli altri Cairn. Molto molto probabile. Allora direi andiamo sulla strada. Torniamo verso la città. Sempre se non troviamo di nuovo quei pazzerelli. Perché voglio andare a scoprire che cosa cavolo era quella montagna strana che abbiamo visto prima di recarci chissà dove. A quanto mi è andato di caccia però? 11 unità di carne. Ok, consideriamo che adesso siamo in 13, per cui la situazione si farà più impegnativa. Quella strada dove va? Cosa che c'è? Piccola capanna. Non abbiamo visto neanche quella. Però andiamo a vedere. Il monte era in questa direzione, se non ricordo male, no? Lasso, ci arriviamo al coso, non ci arriviamo, abbiamo finito i movimenti. Ci deve accampare qua. Allora, già area giungla, benissimo. Abbiamo un'altissima guardia, un'altissima caccia, per cui il pattugliatore lo manderei a pattugliare. Signor pattugliatore, vada un po' a pattugliarmi. E uno dalla guardia, possiamo spostarlo sulla pattuglia? Pattuglia del secondo, 446. Questo è meglio. Che ha 6 ma è meno forte di guardia. Facciamo così, così abbiamo una buona resistenza di guardia, una buona resistenza di caccia. Razioni, avete una razione a testa? Sì. Ah, non hanno pattugliato niente, però abbiamo trovato 10 di carne, speriamo di cavarcela. Allora, io andrei qua a rintuzzare un attimo i cavalli e. Allora, là sotto c'è un tesoro, ma non è quello che cercavo io. Prima abbiamo visto che c'era una montagna. Dove ci si arriva a quella montagna? Di qua, penso. Intanto scendiamo in giù, che per forza dobbiamo scendere giù. Ma ho visto qualcuno che ci segue, o sbaglio? No, me lo sono sognato probabilmente. Ah, qua! Facciamo che salvare prima magari, perché non so che cosa possiamo beccare qua dentro. Non vorrei che finissimo in qualche situazione pericolosa come quando siamo andati in quelle grotte sotterranee. Allora, salviamo. Ma di nuovo su Messico, vai là. Sopra l'autosave. Sì. Facciamo un nuovo autosave. E scendiamo qua. Allora, la tua spedizione passa nei pressi di una grotta quando Enrique Ruiz urla a tutti di fermarsi. Enrique Ruiz ha notato un ampio assortimento di ossa umane sparse intorno all'ingresso della grotta. Ah! Esaminiamo l'ingresso. Anacona ti tira la manica, ha gli occhi pieni di paura. Questa è la grotta di Xochiyohua, la dea Jaguaro. Ogni anno i nostri sciamani portano qui una giovane donna offerta dai suoi genitori e la donano al giaguario. Sarà meglio proseguire. Gli abitanti di Xalapa danno giovani donne in pasto a un giaguaro? Questo tipo di sacrificio è comune tra le tribù e non è nulla rispetto a ciò che avviene a Tenochtitlan. Allora, abbiamo rapito la figlia del capovillaggio. Adesso andiamo a uccidere pure la loro divinità? Io sceglierei la prima, almeno peggio. Il timore di Anacaona cresce, ma non fa obiezione. Rafael Lopez osserva le orme dell'animale nel fango con gli occhi scintillanti.
Questo è un animale enorme. Qualunque creatura abbia lasciato queste impronte, dovremmo fare di tutto per catturarla viva, capitano. Possiamo piazzare una trappola con rete, poi ne faremo altre. Il nostro inventore possiamo anche distoglierlo per un attimo dal cercare il carro. No? Quella con rete mi sembra migliore. Piazzi personalmente una trappola con rete di fronte alla grotta, concentrata sul punto in cui le orme sono più numerose. Poi posi un po' di carne sotto la trappola e ti allontani a distanza di sicurezza. Non devi aspettare a lungo prima che un enorme essere sia visibile all'ingresso della grotta. Il giaguaro, forse più grande al mondo, esce lentamente dalla caverna oscura. Si ferma appena prima di raggiungere la trappola, non usando l'aria sospettoso. Accanto a te senti alcuni dei tuoi uomini imprecare a bassa voce. La bestia compie ancora qualche passo in avanti verso l'esca e la trappola scatta. La robusta rete cade dalla cima della grotta e cattura perfettamente l'enorme giaguaro. I tuoi soldati corrono a tenere fermi gli angoli della rete mentre l'animale cerca di liberarsi. Per mezz'ora i tuoi uomini lottano per tenere ferma la bestia, prima che si arrenda e si rotoli sulla schiena, esausta per lo sforzo compiuto. Chiedi subito ai tuoi servi di preoccuparti di legare l'animale e di portarlo ai carri. Quando vi accamperete stanotte dovranno costruire una gabbia in cui richiuderlo. E abbiamo sbloccato un achievement. Capture Xochiyohua. Termine evento. E ora cosa ci facciamo con il ghepardo qua? Qua? Ci posso... No, deve fare il giro dell'oca per andare là, no. Anche se c'è della carne, no, è meglio di no. C'erano dei preziosi però qua, se non ricordo male. C'è andata stra bene. Quante trappole a rete abbiamo ancora? Ah no, ne abbiamo di trappole a rete. Sono di trappole di aculei che abbiamo poche. Ah, dovremmo costruire un po' di lanterne e un po' di trappole da aculei, eh? Questo sì. Allora, anzi, gliele facciamo fare proprio adesso. Ma come incarico abbiamo anche esplora caverne vicine. Alta in pattuglia esplorazione. Incrementerà l'eventuale beneficio dell'esplorazione di grotte. Considero che le grotte possono essere pericolose, c'è il rischio che un seguace possa seguire questo piccolo infortunio. Allora, lui lo mandiamo allora a esplorare le caverne vicine. Però, tu, al posto che cercare il carro, fai che costruire una trappola di aculei. A torce anche non ne ho. Potrebbero servirci anche le torce. Più le lanterne, però. Allora, intanto facciamo una trappola di aculei. Per stanotte. Gli altri dovrebbero essere tranquilli tutti. Guardia, ne abbiamo fin troppi. Mettiamo qualcun altro a cacciare? Tipo... Caccia il terzo, no? Sì. Allora, uno che ha una buona caccia. Non c'è nessuno che ha una buona caccia di quelli che fanno la guardia. Mettiamo lui. Ok, perché la difficoltà di guardia è bassa. Ok. Anacaone è brava a cacciare, mi piace. Vai. Ha trovato 9 di metallo, ottimo, Quintero. E abbiamo 17 di carne. Fichissimo. Buono, 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 buono. Allora, prendiamo... il tesoro, ok. E poi torniamo verso su. Non so se riusciamo ad arrivare all'abbeveratoio in realtà. Ah! Senti che in fondo alla carovana c'è un po' di confusione. Poco dopo Antonio Velasquez ti raggiunge. Scusatemi, capitano Mazzatessi. Il cavallo di Pedro è inciampato in una buca e si è ferito a una gamba. Probabilmente il cavallo riuscirà a proseguire il viaggio senza rallentarci troppo, ma è meglio fermarci un attimo per curarlo. Preferiamo non rischiare che disercione di Pedro. Sì, mi sembra sensato. Va bene, non abbiamo nessuna fretta. Ordini a tutti di fermarsi in modo tale che Velasquez possa curare il cavallo di Pedro. Ci sono volte diverse ore, ma alla fine la gamba del cavallo è stata curata a dovere. Siete pronti per ripartire. Ok, adesso ho diminuito le mostre mosse, insomma.
ci può stare. Dai, domani facciamo che prende le erbe e poi ce ne andiamo. Abbiamo visto altre robe in giro. No, la grotta l'abbiamo fatta. Qua c'è un... Ah, c'è un sepolcro. Conviene esplorare allora là in su. Vedere che cosa cavolo ci riserva la situazione. Allora, ci accampiamo. Ora non abbiamo niente di contestuale. Pensavo che nel contestuale mi facessero costruire la gabbia per il tizio, invece no. Allora, pattuglia, mettiamolo di pattuglia lui, che prima stava cercando le robe. E metterei invece uno di quelli che abbiamo mandato a caccia, che però fa schifo di caccia ed è buono, di... Ecco lui. Mettiamo di guardia. Sì. Ah, tu sei sempre a fare... Ah, ma abbiamo anche un sacco di carne. Abbiamo 4 di carne. Il tizio che mi ha messo di guardia, possiamo metterlo a far carne invece? Chi è che era che abbiamo messo? No, è su in cima. Però si spostano subito. Sì. Tu fai che conservare le 4 unità. E dovremmo resistere comunque. Lui di sviluppo invece cosa... Fai ancora degli aculei, vero? Quanti ne abbiamo di aculei? Mi sa che ne avevamo solo uno. Quindi va bene. Allora, la pattuglia non trova niente. Abbiamo fatto un aculeo. 10 unità di carne va benissimo. Sì, avevamo solo un aculeo. Facciamone un altro, poi facciamo 2 lanterne. E poi facciamo un... facciamo le torce se ci avanza ancora dell'olio. Allora, indicava un sepolcro su a nord. Ma intanto andiamo ad abbeverarci. Io non capisco perché non possono abbeverarsi di lato, ma devono andare per forza in là. No, però lo indica tipo qua. Qua non c'è niente. No, lo indica comunque più a nord di dove siamo adesso. No, andiamo su a raccogliere queste erbe che non si sa mai. No, qua non si passa. Dov'è quel sepolcro allora? Allora, conserva non ci serve più il conserva, perché non abbiamo così tanta carne stanotte da metterla da parte. Quindi tu fai che cacciare, perché di guardia ne abbiamo abbastanza, direi. Due di pattuglia. Mettiamo due di pattuglia, o questo lo mettiamo di guardia? Diciamo che posso metterlo di guardia, dai, così almeno siamo un pochettino più tranquilli. È vero che pattuglia probabilmente non prendiamo niente, ma... meglio non perdere nulla, ecco, che non... altro. Allora, resistono, la pattuglia torna a mani vuote, 11 unità di carne, abbiamo fatto ancora degli aculei. Ma andiamo in quest'altra direzione, allora, mi sa che è per forza... no, ma non ci arriviamo di qua, mi sa. Sembra che sia di là, ma... A meno che... Qua. Fosse con aculei. La tua spedizione oggi è più fortunata del solito. Il terreno non prevede ostacoli e ogni cosa va per il verso giusto. Ti godi il tepore del sole sul viso, quando all'improvviso odi uno scricchiolio seguito da un grugnito. Cavolo. Pedro Alvarado urla di stupore a vedere il terreno cedere sotto i suoi piedi, coprendolo sotto un manto di foglie. Un grido di dolore rivela la fine della sua caduta. Accorre in suo aiuto. Ti sporgi sull'orlo della fossa e al fondo vedi... uomo d'arme con un braccio penetrato da una lancia di legno. Ah. Pare che Alvarado sia caduto in una vecchia trappola da caccia piazzata dagli indigeni. Con l'aiuto di alcuni membri della truppa ti procura una corda abbastanza lunga da riuscire a tirar fuori Pedro. Ha riportato una pessima ferita. Ci vorrà del tempo prima che guarisca. Ah. Non bueno. Ma è questo sepolcro qua? È lui, ma non... non ci dice nulla. Non c'è nulla di contestuale. Beh, vabbè, ci siamo stati. Ciao.
Non è una bella idea di... Ah, di scrittologia necropoli. No, 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 non vogliamo distruggere la necropoli. Allora, questo ha un trauma balistico. Vabbè, si è stato penetrato da una cosa. Allora, abbiamo preso più carne, quindi facciamo uno di carne a tutti. E no, aspetta, tu non voglio più che tu faccia degli aculei. Fai delle lanterne adesso. Allora, Alvarado sta meglio. 10 unità di carne, abbiamo fatto le nostre... C'è la nostra lanterna. Vediamo un po' com'è la situa. Allora, non vedremo i cavalli qua, è una vita che continuiamo a stare in questo posto. Ci sono altre cose da sapere qui, non credo, dai. Abbiamo visto praticamente tutto qua. Non siamo andati oltre là perché c'è bloccato. Penso almeno. O si poteva andare più in là. Non credo. Boh. Vabbè. Riusciamo ad arrivare in città per caso? Questo però mi sa che... Penso che ci sia qualcosa lassù. Proviamo a prenderla quella strada là, non ci porta dove vogliamo andare, perché lui ci ha chiesto di andare a nord-ovest. O forse sì, no, forse ci può, potrebbe essere che vada lassù. La piccola capanna la guardiamo un'altra volta. C'è una strada e sono curioso di capire dove ci porta. Sì, ci serve ancora la lanterna e gli altri li lasciamo uguali? Sì. Razioni abbiamo... consumiamo ancora 3 unità di carne. Ma di medicina quanto ne abbiamo? Dovremmo averne ancora abbastanza, penso. Il terribile incubo di una battaglia tormenta il tuo sonno. Ti svegli nel bel mezzo della notte avvinghiato dalle lenzuola zuppe di sudore. Ma il suono di un allarme, dei passi e uno sferagliare incessante ti scuotono il sopore di dosso. Non era un sogno, il tuo accampamento è sotto assedio. I guerrieri indigeni sono riusciti a eludere le tue difese, stanno già occupando il tuo campo. Pare che i tuoi uomini siano stati colti del tutto alla sprovvista, buttati giù dal letto senza alcuna armatura, muniti solo di un coltello. Fortunatamente sono riusciti ad unirsi in una fitta formazione al centro dell'accampamento. Ti tuffi nella mischia mostrando a tutti chi comanda, raduni i tuoi uomini in formazione d'attacco. Grazie alla tua tempestività e ai tuoi risoluti ordini tattici riuscirai a portarti in testa nella prima fase della lotta. Inizia la battaglia. Avete tempo per prepararvi, ok. E qui dice che hanno solo un coltellino, ma in realtà hanno tutta l'attrezzatura addosso. Ma meglio così, dai. Però mi sa che conviene che questo lo vediamo nel prossimo episodio. E sono già passati 18 minuti e passa. Veterano trappoliere, veterano sciamano, veterano guerriero. Quanti sono? Sono tantissimi. 2, 4, 6, 8. Beh, 8 non è troppo un problema. Il fatto è che sono tutti veterani. Io no. E hanno due sciamani. Porca miseria. Per cui ci daranno del filo da torcere questo. Nulla, ma lo vedremo nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, iscrivervi anche al canale Telegram e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata!